Allora, anche oggi volevo proporvi un'altra delle mie ricette semplici e abbastanza di effetto per preparare degli stuzzichini o degli antipasti se si ha voglia di fare un aperitivo in casa. Allora, innanzitutto prendo un disco di pasta sfoglia, può essere in questo caso sia rotonda che rettangolare, non cambia molto. La adagio su della carta forno con un po' di farina sotto, così magari non si attacca. Poi, mi sono dimenticata di dire, facciamo delle pezzette di pasta sfoglia. Poi del pomodoro, salsa di pomodoro, della mozzarella, l'ho già preparata a pezzettini, a cubetti. Poi olio d'oliva, sale, e questa servirà per dare la forma, per fare la forma delle pizzette, la tazzina o un bicchiere, quello che volete. Allora, cominciamo con aggiungere un po' di olio d'oliva e un po' di sale, ecco qua, alla salsa di pomodoro. Mescoliamo. Si può aggiungere anche dell'origano, è che non ce l'ho in casa, ma insomma, viene ancora più saporito. Ok, quindi adesso, mentre il pomodoro prende un po' di sapore con l'olio e il sale, ecco qua, prendo la tazzina e vado praticamente a dare la forma della pizzetta sulla pasta sfoglia. Abbiamo dato forma alle nostre pizzette, andiamo a farcirle con la salsa di pomodoro che abbiamo preparato. Che avevamo tagliato cubetti prima di iniziare e ne mettiamo un po' sopra ogni pizzettina. Bene, una volta fatto questo, prendiamo una teglia da forno. Adesso operazione difficilissima. Le adagiamo sopra, cerchiamo che siano un po' distanti l'una dall'altra, che non si tocchino. Bene, le mettiamo in forno a 180 gradi, forno statico o ventilato, per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Controllate, l'importante è che si sia sciolta la mozzarella. Dopo circa 10 minuti in forno, le nostre pizzette sono pronte per essere mangiate. Buon appetito e ciao a tutti!